TV, TV di comunità. Il conseguimento del titolo di studio è ancora influenzato dalla condizione socio-economica di provenienza? Purtroppo mi dispiace dirlo, ma ancora sì. Nonostante comunque ci siano dei miglioramenti in determinati campi, in altri campi assolutamente purtroppo la condizione socio-economica di provenienza influisce in maniera negativa quando ci sono delle condizioni che non permettono uno studio completo, insomma, di avere degli strumenti che permettano uno studio poliedrico. Preso coscienza di questo, secondo me non si può neanche fare del disfattismo diciamo la propria colonna portante, cioè secondo me si deve comunque cercare qualche modo di controbattere questa condizione, perché pur esistendo con l'acculturarsi e quindi anche con l'impegno della persona si può riuscire a conseguire quello che ognuno vuole ottenere, ecco. Secondo me il titolo di studio è ancora influenzato dalla condizione sociale di appartenenza, innanzitutto per quanto riguarda il bagaglio di stimoli socioculturali che la famiglia può dare al ragazzo ed arricchirlo, al bambino. In secondo luogo, i compiti sono discriminatori rispetto alla famiglia che può e vuole aiutare lo studente al pomeriggio, che ha le conoscenze necessarie per aiutarli, e chi non può farlo o non ha proprio il tempo di farlo perché deve lavorare tutto il giorno. Beh, io direi di sì, soprattutto per due motivi. Da un lato un motivo anche concreto, economico, nel senso che se non vi sono delle agevolazioni, se lo Stato non è vicino alle famiglie più in difficoltà, è ovvio che poi il ragazzo ha difficoltà ad accedere allo studio e soprattutto cerca soluzioni più rapide per trovare subito una fonte di sostentamento. Purtroppo ancora il conseguimento del titolo di studio è influenzato, però io essendo studentessa vorrei avere delle opportunità aperte per la mia conoscenza, per la mia cultura, per trovare comunque il mio posto nella società.